Grazie, certamente il CEDAD è interessato a far parte di questa infrastruttura di ricerca e quindi ne discuteremo con il direttore all'interno del Dipartimento, credo serva la firma del rappresentante legale. È una struttura che di fatto opera in questo modo, ma voglio dire, certamente può essere estremamente utile. Adesso darei la parola all'assessore Capone che ci darà tutta una serie di altri spunti e di consigli su come continuare in questo campo dell'innovazione tecnologica per il patrimonio culturale. Io non devo fare vedere slide, mi posso mettere là? Perché io in realtà dovevo andare in tutt'altro posto stamattina, dovevo stare al Bifest, lo presentiamo a Roma ed è la prima volta forse che l'assessore non c'è, ma c'è il presidente, per cui mi sono sentita tranquillizzata e ho preferito che ci dividessimo così e io fossi tra voi, considerando questo praticamente un tavolo di lavoro, se me lo permettete, posta la qualità delle persone che sono presenti e posto anche il periodo. Noi siamo in un momento in cui tante cose sono state fatte, ma tantissime ancora bisogna fare, e quelle che bisogna fare adesso bisogna individuarle nelle priorità e decidere quali sono gli strumenti e le risorse. Quindi siamo in questa fase, ecco perché mi piace considerarlo un tavolo di lavoro. E se mi permettete vorrei parlarvi prima di tutto da cittadina, perché secondo me un assessore ha questo di compito, prima di tutto. Il rischio di isolamento nel proprio pezzo deriva proprio frequentemente dal fatto che entra nell'emergenza del suo ruolo specifico e non considera l'insieme. Questo non riguarda solo gli assessori, a dire la verità, riguarda anche i singoli ricercatori, riguarda i professori, le singole università, le singole scuole, riguarda il mondo e nel sud ancora di più. Quindi è indispensabile, io credo, avere un quadro di insieme. Intanto voglio ringraziare il Lucio Calcagnile, voglio ringraziarlo dell'invito e ringraziare il CEDAD dell'ospitalità. Io lo cito sempre, il CEDAD, il CET, ma sono sempre nelle mie citazioni, perché penso che abbiamo un compito di promozione ancora tutto da spendere. Quasi sempre non viene conosciuto in Puglia, cioè quando lo cito mi dicono che cos'è, cosa che non avviene fuori dalla Puglia, è il destino, probabilmente Nemo profeta in patria. Perciò dobbiamo programmarci un'iniziativa di promozione di questi due ruoli così importanti tra le università, che immagino insomma dovrebbero conoscerla, in realtà possono vedere. Scusatemi. Tra le università e anche le imprese, perché pensate quanto beneficio potrebbero trarre da questa conoscenza, ma anche da questa utilizzazione. Ho imparato il trucco ormai, sembravo Fantozzi. Cioè. Questo pure è registrato, ma. La sedia, parlavo della sedia, ecco. Allora dicevo, è importante proprio promuovere questo centro per le abilità che ha, per le competenze che ha, per la qualificazione professionale dell'infrastruttura di ricerca e anche per il fatto che può essere utile ad una serie di ulteriori opportunità, per le ragioni che dicevamo prima. E questo centro poi mi è particolarmente caro, ricordo l'inaugurazione con il professore Rizzo, con Gino Rizzo, credo per tutti noi indimenticato e indimenticabile. La visione, lo sguardo oltre, la capacità di fare squadra, di mettere insieme più soggetti, era una cosa che l'ha sempre caratterizzato. Io veramente sono felice di averlo conosciuto. E dunque, entrando in questo centro, non si può ricordare quel momento come l'altro, insomma, di qualche tempo fa, in cui abbiamo ricordato proprio quella circostanza visitando l'acceleratore. Oggi avete inaugurato altri laboratori, altre sale, e sono infrastrutture alle quali noi teniamo. Non ha avuto un euro, ha detto Lucio, della regione. Bisogna interrogarsi sul perché. Allora, dicevo, ritorniamo all'essere cittadini. Qual è il nostro patrimonio di beni culturali? Il Presidente mi ha dato una delega, mi ha dato un corpo di deleghe, diciamo assolutamente
impegnative per qualunque persona umana, ecco, diciamo così. E io vivo questo impegno con le difficoltà e anche con l'entusiasmo, vorrei dire, che deve caratterizzare questo tipo di deleghe. L'unione allo sviluppo economico, però, è stata strategica. E io credo che, per quanto sia fortemente impegnativo, noi ci dobbiamo giocare fino in fondo questa condivisione di 3-4 deleghe così rilevanti. Quella dello sviluppo economico, che conteneva già la ricerca e l'innovazione, insieme a turismo, cultura e beni culturali. Perché se cultura è sviluppo economico, se turismo è sviluppo economico, se i beni culturali sono sviluppo economico, lo dobbiamo dimostrare nei fatti, avendone complessivamente gli strumenti. Quindi, qual è il patrimonio culturale della Puglia? Qual è il patrimonio tecnologico e scientifico della Puglia? E cosa vogliamo farne? Un cittadino questo si chiede. Beh, qual è? È il barocco leccese? Sono i messapi? Sono i menhir, i dolmen? È Canne della Battaglia? Il dolmen di Biceglie? I menhir di Giurdignano, di Martano? Cosa c'è a Brindisi? C'è il Castello Alfonsino a Brindisi? Com'è? Uno che passa vede queste cose, vabbè, io vi ho citato i miei punti dolenti, diciamo, no? Che sto osservando, e dice: ma che strumenti abbiamo per far sì che questo passi dall'essere qualcosa che c'è, conosciuto da una nicchia, all'essere un attrattore culturale? Ci piace, a me, a Dario, questo riferimento, ad essere un prodotto culturale e turistico. Adesso sicuramente si tureranno il naso, come dire, se tra voi c'è qualcuno che ama la cultura per il solo valore della cultura, dice, di per sé, diciamo, rimarrà indispettito dalle parole che sto dicendo. In realtà io non credo e non posso credere che questo avverrà, perché io amo la cultura in sé. Volevo tra l'altro prendere questa disciplina quando studiavo, quindi amo la cultura in sé, però penso che noi abbiamo il dovere di valorizzarla, rafforzarla, farla conoscere, di farne un patrimonio universale, caspita. Perché se i beni culturali degradano, è inutile che diciamo che li vogliamo solo conservare e tutelare. Vanno fruiti, vanno gestiti, perché la vita si conserva così. Se no Giulia Volpe non avrebbe detto che dobbiamo farne i policlinici dei beni culturali. Mai cosa più azzeccata, non so, adesso la sanità non è che sia così, però nella definizione di quello che stiamo dicendo, mai cosa più azzeccata. E poi devono essere vivi e fruiti e abitati nella gestione da ragazzi che si laureano e ai quali noi dobbiamo dare l'opportunità di stare qua a gestire i beni culturali e non di andare al Louvre per presentare le nostre opere meglio di come noi le presentiamo in Italia. O mi sbaglio? Se sto sbagliando, correggetemi. Quindi questo richiede una grinta in più rispetto a quella che io stavo, diciamo, finendo di mettere nello sviluppo economico, perché lì di queste cose, diciamo, ne abbiamo già fatto un patrimonio, grazie a Dio, no? È per questo che il Sole 24 Ore, diciamo, nelle ultime 2 settimane ci ha dedicato decine di pagine, chi mai se lo poteva aspettare, e che il ministro Del Rio è venuto ben 2 volte a promuovere, diciamo, a valorizzare le cose che abbiamo fatto in Puglia. Allora, questo patrimonio, chi lo conosce? Come lo possiamo far conoscere? Cosa ci possiamo investire? Sono stata sul dolmen di Biceglie. Intorno non c'è niente. E la promozione del dolmen è soprattutto quella che fa l'autostrada, perché c'è un autogrill chiamato Dolmen di Biceglie. È incredibile. Mentre di domenica io giro con le mie figlie insieme a mio marito, quando i convegni non sono pure di domenica, dovremmo fare una norma che gli esclude, diciamo, la domenica, e scendo dalla macchina, faccio una fotografia ad un menhir che era meraviglioso e c'aveva pure una targhetta della regione accanto, quindi finalmente ho visto una bella toponomastica, diciamo, organizzata. Esce una signora dalla casa, lei interpreta un po' il dialetto leccese, mo gliela dico così, esce questa signora e fa:
Signoria non si l'assessore Capone? Io sì. E quando mi gliati sta colonna che non mi face parcheggiare? Ho smesso di fare l'assessore alla cultura, cioè non so, no, ma una parola non mi è uscita, cioè io non sono riuscita a rispondere alla signora, mi sono riservata di invitarla per parlarne, cioè, no, è stato troppo forte, allora è emblematico. Come? Sì, ecco, io credo che abbiamo fatto davvero tanto, onestamente, Silvia Godelli prima, Angela Barbanente, sono colleghe con le quali io ho lavorato, tra l'altro di una competenza straordinaria, veramente si è fatto tanto in questa regione, sulla cultura e sul turismo, e chi lo nega, diciamo, non è onesto, non ha onestà intellettuale, però se noi ci dimentichiamo di quello che abbiamo di fronte e che dobbiamo fare, saremmo altrettanto disonesti, prima di tutto con noi stessi. E vi ho raccontato due cosette, diciamo, per trascurarvi canne della battaglia, che anche in questo caso è l'autogrill che ce le ricorda, perché Annibale non so se esiste un ragazzo nel mondo che non l'abbia studiato. E tuttavia, canne della battaglia, andate a vedere. Vi invito ad andare a vedere, ok? Quanto ci vorrebbe là la promozione su Canne della Battaglia, come dire, in uno schiocco di dita si fa, perché è veramente facile, si promuove da sé. E c'è un bellissimo manufatto, terribile, terribile, veramente, tutto di cemento, che dovrebbe fare il museo di Canne della Battaglia, che sta lì, dove ci sono le basiliche, le rovine, e sono distrutte. Non so se mi spiego. In quel caso, non so quanti anni fa, la sovrintendenza ha fatto un manufatto in cemento che riprende Canne della Battaglia, dove non si capisce niente, c'è qualche reperto, ma le rovine sono fuori e non sono visitabili. Che cosa è meglio, aggiustare le rovine o fare questa specie di museo, che non so se definirla museo, delle rovine? Quindi insieme dobbiamo ricostruire un metodo. E adesso andiamo. Oggettivamente, preso atto da cittadina, diciamo, del nervosismo che viene ad affrontare queste cose, abbandonato proprio completamente adesso quell'approccio, vediamo che cosa possiamo fare. Sono stati illustrati puntualmente stamattina tutto i fondi europei e direi io ho voluto, diciamo, parlare dopo proprio per questa ragione. È molto importante conoscere le risorse, ma diamoci prima l'obiettivo. Allora, quali sono i nostri obiettivi? Il nostro obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale. È la priorità. Allora, nel nostro PO si legge chiaramente che c'è la valorizzazione del patrimonio culturale, che presuppone la tutela e la conservazione, ma punta alla gestione e fruizione. E non dico solo alla fruizione, dico alla gestione e fruizione. Perché la gestione è un meccanismo complesso di sviluppo economico attraverso il quale nella programmazione delle attività ci si dà un piano, che significa prendere soggetti qualificati che attraverso la gestione riescono a far fruire i beni. Quindi la direzione verso le imprese culturali e creative, quindi la direzione verso soggetti professionali che divengano imprese culturali e creative, che quindi riescono a dare di questo quadro un'immagine importantissima a livello nazionale e internazionale. Diversamente, difficile promuovere quei beni, perché rischi di avere un boomerang. Se poi la promozione verso soggetti professionali rilevanti, ovvero verso turisti, fa venire attraverso incoming queste persone, le persone trovano i beni culturali chiusi o degradati o non utilizzabili. È così? Quindi bisogna avere lo sguardo lungo. Perciò ci vuole una gestione professionale dei beni. E perciò con il Ministero abbiamo anche concordato che è difficile immaginare che attrattori qualificati siano gestiti da associazioni che non possono creare per definizione, tra l'altro, lavoro stabile al proprio interno.
perché le associazioni utilizzano il volontariato quando non è nero. No? E quindi occorre dotarsi di persone stabili, solo così quel 3,5% di PIL attraverso il quale incidono le imprese culturali oggi può crescere e solo così possiamo fare addirittura attrazione di giovani laureati o di persone esperte professionalmente da noi, invece che fare emigrazione di quelle persone. Questo obiettivo richiede l'analisi delle priorità. Nella priorità, che tipo di patrimonio vogliamo promuovere? Vogliamo promuoverlo solo dal pubblico o vogliamo promuoverlo attraverso i privati? È difficile agire solo dal pubblico, perché se agisci solo dal pubblico non formi innanzitutto un know-how dei privati. Mi spiego meglio. C'è una discussione planetaria sul rapporto pubblico-privato nella gestione di interessi pubblici. La verità è che se gestisce unicamente il pubblico, si ha la difficoltà di far emergere un capitale sociale, prima di tutto sociale, un capitale sociale e culturale privato che si autogestisca e che invece è indispensabile, perché il pubblico non ha le risorse per gestire per sempre. E pensate alla Puglia, quando sarà esaurito questo settennio, sarà difficile dotarsi di tanti fondi. Quindi se non si forma un capitale sociale all'interno della nostra regione, funzionale all'esercizio di quelle attività che oggi fa prevalentemente il pubblico, noi non faremo più passi avanti, torneremo indietro. E questo non ce lo possiamo permettere. D'altra parte anche il meccanismo di incentivazione non può essere esaustivo, perché il meccanismo di incentivazione incontra un difetto che se non viene poi recepito all'interno di un'organizzazione già costituita, ma l'organizzazione si fa perché c'è l'incentivo, il difetto è che finito l'incentivo finisce l'organizzazione. Non so se mi sono spiegata. Allora noi dobbiamo avere lo sguardo lungo e immaginare che le imprese culturali, che il sistema economico e sociale che ruota intorno alle imprese culturali sia un sistema forte, perché se non sarà un sistema forte ma sarà soltanto un sistema assistito dagli incentivi, finirà con gli incentivi e gli immobili degraderanno di nuovo. Quindi sono priorità nelle priorità, come vedete. Stabilito che la cultura è una priorità per noi, all'interno della cultura e del patrimonio culturale dobbiamo mettere priorità che sono significative e che richiedono olio di gomito per essere raggiunte. Le imprese culturali possono essere finanziate, la cultura no. Ve l'hanno detto prima entrambi i relatori che mi hanno preceduto. Quindi comprendete anche che la strategia si dota di strumenti. Però ve l'ho voluta dire non nel senso inverso, come spesso si fa, altrimenti sarei stata incoerente. Non ho detto che volete che finanziamo il patrimonio culturale, allora dobbiamo creare imprese perché così si dotano delle risorse. Perché così vi avrei dato un messaggio, secondo me, completamente sbagliato. E cioè vi avrei dato il messaggio che anche noi stiamo facendo queste cose e questo programma perché ci sono delle risorse da aggredire e quindi lo facciamo così, cioè lavoriamo sulle imprese perché ci sono delle risorse. Non è così. Condivido totalmente la strategia europea per tutte le ragioni che ho detto prima. E in quella strategia, se noi vogliamo dotarci di strumenti per valorizzare il patrimonio culturale, dobbiamo andare sull'OTT 3, dobbiamo andare sull'OTT 1, dobbiamo andare sull'OTT 2. OTT 1, ricerca e innovazione. CEDAD è una delle attività che rientrano perfettamente. OT2, agenda digitale. OT3, competitività delle piccole e medie imprese. Poi c'è l'OT6, valorizzazione dei beni culturali, l'abbiamo scritto noi. Ma attenzione, in tutta questa vicenda, lavorare così, partendo da un programma che abbiamo,
lo ripeto, è fondamentale perché serve a strutturare quel mondo diverso che altri vedono in noi, cioè un mondo che cerca di fare sistema. E così, se tu hai l'obiettivo chiaro, tutti lavorano intorno a quell'obiettivo. Per cui è difficile immaginare la salvezza delle nostre università o delle nostre scuole di archeologia se rimaniamo nelle condizioni attuali. Aveva ragione Giulio, è difficile perché è uno sperpero di risorse. Non è una razionalizzazione delle risorse finalizzata ad avere un'eccellenza che può richiamare tutta l'Europa. E se c'è un'eccellenza, può permettersi tante cose, può permettersi l'ufficio studi dedicato per l'Europa e quindi accedere a tutti i finanziamenti e fare quello che hanno fatto in altri stati. Ho acquisito io personalmente, proprio vi porto un briciolo di esperienza personale, nel 20 anni fa io fui nominata, diciamo, così, erano le giunte tecniche, io facevo l'avvocato, non ho fatto mai politica, da Stefano Salvemini, assessore in quella giunta, è l'unica giunta di centrosinistra che c'è stata, diciamo, a Lecce nel corso di 50 anni e che non è riuscita manco a finire la legislatura perché era proprio un corpo estraneo, diciamo. Allora, uscì un bando europeo, Francesco, per formare gli assessori, per formare gli amministratori. E subito io e Mariella Rizzo, io mi occupavo di una serie di deleghe urbanistica, ambiente, quella roba là, e Mariella si occupava di beni culturali, decidemmo di accedere. Sapete quanti eravamo del sud? Due. Io e Mariella Rizzo. Dell'Italia, 20. Della Spagna, 460. Indimenticabile per me. Perché poi quando sono andata a Barcellona, per altri motivi, ho visto i risultati, caspita, tutto finanziato, tutto, e hanno finanziato secondo la strategia. Non è che hanno finanziato beni culturali quando si dovevano finanziare le infrastrutture come abbiamo fatto noi e adesso vogliamo fare viceversa. Il tempo delle infrastrutture purtroppo è passato, la strategia europea prevede, diciamo che ha una sua logica, le infrastrutture le ha finanziate nel 94-99, non le finanzia adesso, adesso finanzia altre infrastrutture, ricerca e innovazione, infrastrutture di ricerca, le finanzia, finanzia la banda ultralarga. Finanzia l'agenda digitale, finanzia i servizi digitali, perché si suppone che su quello dobbiamo tutti crescere. Deve crescere l'Europa, se no Israele se la mangia. Se la mangiano gli Stati Uniti, che su questo stanno facendo il motivo del loro incremento di occupazione. Deve crescere l'Italia, che è 27esima su 28 paesi in agenda digitale. 27esima. Ok? Quindi la nostra lotta deve essere su questo. Ma allora se deve essere su agenda digitale i progetti del CEDAD si possono finanziare? Non si finanzia il CEDAD se non in progetti di infrastruttura di potenziamento, ma si finanziano i servizi digitali, cioè i servizi che il CEDAD eroga a qualsiasi tipo di impresa culturale che attraverso il CEDAD, la datazione, il tipo di materiali, la struttura, migliora le proprie competenze. Il CEDAD ci guadagna due volte. Perché? Perché riesce a mantenere la propria struttura, ma nello stesso tempo ci guadagna dalla crescita di tutto ciò che circonda questa struttura, perché quella crescendo aumenta la qualità e dialoga con l'esterno, diventa competitiva e addirittura diventiamo punto di riferimento per l'Italia e per l'Europa. Sta tutto lì. Ecco, nel comprendere questo tipo di strategia. Ovviamente la forza ci deve essere di un'infrastruttura di questo tipo e la forza è legata direttamente ai programmi di cui anche la regione si dota. Non basta che esista qui a Brindisi, a Mesagne, in questa struttura. È la stessa cosa che ha detto Francesco. Non deve avere perimetro. Non ci deve essere un perimetro. Il perimetro deve essere, in questo momento, il mondo. Tutto ciò che si è fatto tramite il CEDAD può essere competitivo, sì, se viene inserito nella Digital Library. Quanti di voi sanno che c'è la Digital Library? Dobbiamo farne un'attività di promozione come si deve. Beh, tu stavi in Nova Puglia, quando l'abbiamo fatta non hai parola. A me dà fastidio da morire il fatto che io sto seduta. Ecco, perché non vi vedo. La Digital Library è uno strumento eccezionale. È lo strumento attraverso il quale
il patrimonio culturale, turistico, paesaggistico e naturale della Regione Puglia può diventare patrimonio del mondo, patrimonio universale. La tecnologia può diventare universale. Mi posso spostare pure di là? Universale, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire questo, ancora una volta ve lo faccio tramite un esempio scioccante, ok? Oggi la Digital Library contiene 1700 schede, devono diventare, sono tutte open data, queste schede sono state inserite. Ci sono biblioteche a cui noi abbiamo finanziato la digitalizzazione del patrimonio librario, che potrebbero essere inserite semplicemente con l'autorizzazione all'inserimento. Bene, ci dicono, ma se noi le mettiamo, se voi, come se fossimo cosa diversa, le mettete su internet, poi non ci viene più nessuno. Ma brutti amici miei, chi vi conosce adesso? Chi caspita viene? Ma chi viene? Cioè, se non le mettete su internet non le conoscerà nessuno. Ho proprio una nicchia. Il punto qual è? Bill Gates, che non a caso a questo punto diventa uno dei più ricchi del mondo, perché legge il futuro, fa una fondazione con Melinda, così si chiama la compagna, Melinda, e con questa fondazione raccoglie 31 miliardi di dollari e digitalizza tutte le biblioteche statunitensi. Quel patrimonio è visibile per tutti. Se io ho bisogno di una cosa, scopro che la c'è, se internet mi basta, la acquisisco e accresco il patrimonio di quella biblioteca in maniera incredibile perché ho acquisito un altro cliente. Se invece devo andarci, cerco addirittura di farmi un viaggio e di capire anche turisticamente che cosa trovo di rilevante oltre all'oggetto della mia ricerca. È questo che vogliamo fare con la Digital Library della Puglia. Però ovviamente dovete aiutarci a diffondere l'utilità di questo patrimonio. C'è anche il trullo là dentro, come è fatto? Perché insisto che quando uno accede a internet, poi si ritrova in un mondo, no? E non gli basta più soltanto la ricerca libraria. Questa, la mia generazione, diciamo, quando studiava, questa opportunità non l'ha avuta. Ma adesso c'è, scopre di tutto. Allora è bello che scopra anche cos'è la Puglia, il suo paesaggio naturale, il suo paesaggio storico, architettonico. Dovete aiutarci ad arricchirla. Però vi do un dato di converso, quello che vi avevo detto scioccante. Abbiamo fatto contemporaneamente il nostro portale Open Data e non l'abbiamo comunicato a nessuno perché non ce l'abbiamo ancora pieno. Adesso comincia l'attività di promozione. Comunicare un portale vuoto, diciamo, non porta bene. Però l'Open Data è importante. Allora, che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo monitorato in maniera tale da capire chi è interessato alla Puglia a prescindere da noi, a prescindere dalla promozione. E anche qui vi devo dare un dato. Qual è il dato? Qual è il paese che ha avuto più accesso al portale della Puglia, insisto, senza promozione? Dite un paese che secondo voi è stato così interessato alla Puglia, oppure che ama l'accesso ai dati internet open. La Cina è al secondo posto, al primo posto gli Stati Uniti. 37,5% degli accessi sono dagli Stati Uniti. Ed è abbastanza evidente, se ci pensate un attimo, per il rilievo che loro danno a queste tecnologie. Al secondo posto la Cina, al terzo posto la Russia, al 20° posto l'Italia. Al 15° posto, nel 20° posto, e le regioni sono 20, al 15° posto la Puglia. Allora, io, diciamo, questa cosa mi insegna molto, ecco perché vi ho detto che c'è molta grinta. Quanti passi dobbiamo ancora fare noi? Quanto l'utilizzo di piattaforme di questo tipo hanno difficoltà ad entrare nella logica delle imprese? Nella logica, che non hanno la logica dell'uso delle tecnologie. È per questo che siamo 27esimi su 28. Ed è per questo che l'Europa ha messo al massimo delle possibilità di finanziamento agenda digitale, ricerca e innovazione. Non l'ha fatto per altro, non è che ha detto adesso faccio un capriccio, quelli sono gli obiettivi tematici a cui io tengo. No, ci ha dato pure un'altra imposizione, ci ha detto che su quei quattro obiettivi, 3 più 1 che non è stato detto, è quello di energia e reti,
Su quei quattro, ma chiedete, oggi abbiamo visto ampiamente che cosa significa, no? Perché voi immaginate questo blackout che cosa reca alle imprese. Cioè io ho la fila delle imprese che mi chiedono di intervenire su Enel perché hanno piccoli spostamenti di rete, ok? Quindi immaginate che cosa significa. Allora, energia e reti è il quarto obiettivo, infatti. Allora, su questo è calcolata una strategia di crescita. Non voglio sottrarvi molto tempo. Voglio dirvi soltanto che proprio per questa ragione noi abbiamo bisogno di un disegno organico che intanto metta insieme le università, i centri di ricerca e le imprese e voglio dirvi i cittadini con una grande attività di promozione culturale in cui invece le associazioni sono estremamente rilevanti, li metta insieme sul nostro piano strategico della cultura e del patrimonio culturale. Dove il piano strategico non è una sorta di libro di sogni che scriviamo noi, ma è una cosa scritta insieme in cui ognuno si assume il compito che deve realizzare per soddisfare un fabbisogno che è individuato, che è condiviso collettivamente. Il 22 parte quello sul turismo, dove abbiamo gli stessi problemi. Io non è questo il luogo dove parlarvene, ma voi se ci pensate un attimo vi rendete conto subito che in 4 anni anche in virtù, soprattutto diciamo in virtù della strategia della regione sulla promozione, più 38,5% di arrivi stranieri solo negli ultimi 4 anni, che cosa significa? Che la strategia di Ryanair e la promozione all'estero ha funzionato, mentre le altre regioni crollano, la Sardegna non sa come fare, peraltro non ha una compagnia low cost, sto parlando del mito del turismo, no? Noi siamo cresciuti, però siamo cresciuti, ma adesso come li ospitiamo? Cosa dicono i turisti di noi? Ci dicono che non sappiamo presentare i piatti a tavola, che non abbiamo una buona organizzazione, che non riusciamo a coordinare le nostre attività, che i trasporti non funzionano, che costano troppo i trasporti interni rispetto all'arrivo da fuori. Cioè ci dicono tutte queste cose e chi le supera? Queste cose le dobbiamo superare in un piano. Ci dicono che ci sono le micro discariche per strada che diciamo, ci danno un'immagine contraria al bellissimo patrimonio che invece noi vogliamo offrire, perché è una incuria, una trascuratezza. E queste cose chi le supera? Pensate che possa farle solo la regione o solo il comune o solo il cittadino che si batte? No, bisogna fare un piano. Un piano, come fanno tutti gli stati che lavorano con lungimiranza, che sia tra l'altro correlato ministero, regione, non a caso il ministero sta facendo il suo di piano strategico sul turismo, perché non è possibile più presentare Venezia, ce lo siamo detto tante volte, Venezia c'ha il numero chiuso, ma è importantissimo che nel piano entra la Puglia, ma non può essere Dario Franceschini a dire che cosa vogliamo promuovere della Puglia e come siamo organizzati per accogliere, lo dobbiamo dire noi e quindi entriamo nel piano strategico nazionale con la nostra proposta, uguale la cultura, l'abbiamo staccato, cultura e turismo, perché il partenariato della cultura non è proprio analogo a quello del turismo e perché avremmo rischiato che tutto il patrimonio culturale fosse vissuto solo ai fini della promozione, ma noi non vogliamo che sia solo vissuto ai fini della promozione, ma anche ai fini della conoscenza. E quindi abbiamo bisogno di un piano che alla fine si integra con l'altro, ma all'inizio parte da solo. E a proposito di conoscenza, la settimana prossima ho un appuntamento con, non posso dirvi troppo, però è una cosa che non posso manco rinunciare a dirvi, con chi si sta occupando di fare un kick the kick, cioè 4 ne sono previsti in Italia, stanno per nascere, quelle strutture di cui parlava prima Paolo, e in Puglia, se tutto va bene e se il nostro anche programma di incentivi, perché quello conta sempre, viene ritenuto diciamo utile a quei fini, nascerà un centro della conoscenza che poi dovremo condividere, per cui immaginate quanto lavoro bisognerà fare, un centro della conoscenza che sarà di riferimento di tutti e 4 quelli che nascono nelle altre regioni, quindi diciamo anche questo è un dato particolarmente rilevante. Chiudo facendo riferimento al fatto che questo piano strategico della cultura e del patrimonio culturale, dei beni culturali, richiederà un cambio di mentalità. Chi si siede al tavolo non viene a lamentarsi, ma viene a dire: questi sono i miei fabbisogni, questo è quello che posso fare io. Tu che fai? E il tu dirà: questi sono i miei fabbisogni e questo è quello che posso fare io. E poi si fa matching. Questo matching avrà una durata, si arriva fino al 2025 e nel frattempo tutta la nostra strategia viene calcolata in relazione al 2025, cioè
non un euro per il restauro di beni culturali finalizzato a se stesso. Lo so che è dura detta così, però è funzionale. Il restauro finalizzato a se stesso finisce nel momento in cui ricomincia il degrado senza aver generato niente se non la parcella del direttore dei lavori, del progettista e il lavoro dell'impresa. Tra l'altro, quando tu hai un bene culturale in quelle condizioni, o ti inventi qualche altra cosa e poi perdi un sacco di tempo, oppure non ce la fai. Mi spiego. Noi abbiamo ristrutturato i beni così. Abbiamo dato tanti, prima dei SAC, che sono stata la prima esperienza di valorizzazione, noi abbiamo dato tante risorse a tutti i comuni per ristrutturare i loro beni culturali. Qual è stato l'effetto? Adesso sono tutti, ambiscono tutti ad essere location di film. Ok? Quindi il manager location, location manager, è diciamo il più, è diventato un attrattore, non il bene, il manager location manager. Perché? Perché tutti vogliono, perché è l'unico modo per trarre una ricchezza. Se oggi vuoi farci qualcos'altro su quei, hai un progetto, tu devi ristrutturarlo da capo per adeguarlo al progetto, perché quando, non è che l'ingegnere è un dio che programma una cosa polifunzionale per tutto. Ovviamente l'ha ristrutturato in maniera neutra, diciamo qualsiasi ne sia l'uso, ma voi mi insegnate che qualsiasi ne sia l'uso non esiste. L'uso è programmabile, peraltro poco uso di domotica anche, poco uso di tantissime funzioni tecnologiche anche nei beni culturali che oggi invece aiuterebbero ad essere presenti nel mondo. Quindi sarà importantissimo questo fatto, ma veramente importantissimo, io credo, per cambiare la cultura anche delle amministrazioni, per agire sulla valorizzazione e quindi per promuovere quel rapporto con le imprese che dicevamo prima. E in questo discorso è fondamentale il rapporto con i centri di ricerca e con le infrastrutture di ricerca. Ecco perché vedo il CEDAD al centro del nostro piano strategico, insieme all'università, insieme al Politecnico che sta rivedendo i suoi corsi di laurea. E mi auguro che le scuole di archeologia si uniscano in un unico soggetto, ma questo io posso solo augurarmelo, cioè comunque un soggetto giuridico, diciamo, anche di federazione, cioè non è detto che debbano scomparire, ma per essere forti, per essere attrattive, perché noi siamo attrattivi nel Mediterraneo oggi. E siccome stiamo spendendo una marea di soldi per il Marta e la dottoressa Eva degli Innocenti, io credo che sia funzionale a questo scopo, molto attratta, diciamo, anche dalla collaborazione, non solo, ma vogliamo intervenire sull'archeologia come una delle priorità, proprio perché ho citato, avrete notato sicuramente che ho citato solo beni archeologici quando ho parlato, diciamo, dei beni che considero diciamo oppressi in questo momento. Allora, considerandolo, abbiamo bisogno di mettere la scuola di archeologia a disposizione di tutto il Mediterraneo, altrimenti che Magna Grecia costruiamo? Ma deve essere un centro di eccellenza. È un po' come per gli ospedali, li vogliamo tutti nella nostra città, dopodiché tutti quando ci viene qualche cosa andiamo a curarci altrove. Siamo proprio bravissimi in questa, è vero o no? Siamo bravissimi. Quindi è evidente che per arrivare a quella conclusione abbiamo bisogno di centri di eccellenza. E allora questo vi voglio dire, noi oggi siamo in questa fase. Innova Puglia sarà importantissima in questo percorso, come sarà importantissima Arti. Sarà importante il rapporto col Ministero, ma più che altro sarà importante questo livello di sistema per la crescita del capitale sociale. Chiudo con una battuta che non è mia, è di De Poli. Il presidente di General Electric. Che c'entra? Mo vedete. Lui è il presidente Italia di un colosso tra i più grandi del mondo. Ha deciso di investire in Puglia 130 milioni di euro. Qui a Brindisi ha comprato Avio, che è diventata Avio Aero, non a caso, e sta investendo anche su Bari. Avete visto nei giorni scorsi l'inaugurazione di questo bed test, di questa pista che serve per la sperimentazione degli aerei con pilotaggio da remoto che si trova a Grottaglie. General Electric, in questa filiera della ricerca e dell'innovazione che si è costruita, sta lavorando su due motori elettrici per aerei. Quindi sta facendo da noi 50 milioni di euro di spesa in ricerca, che fa insieme ad Unisalento e a Politecnico di Bari, 50 milioni di euro, più 80 per la produzione,
sta lavorando a qualcosa che riguarda il futuro del mondo, perché i motori elettrici per gli aerei, mi insegnate, non esistono ancora. Sta lavorando turbo elica e turbo jet. Sta lavorando su questo. Beh, vi starete chiedendo perché è venuto ad investire in Puglia? È perché c'è tutto il la competizione è mondiale. Perché è venuto ad investire in Puglia? Perché tante persone tenaci come Lucio Calcagnile, come Francesco, come Giulio, come tutti voi che siete qua, professore Bigliotti, che quando si occupa di conti oggi non... e... professore Lombardo, ti sentivi già libero. Dalla... uno finisce di essere direttore di dipartimento, si sente libero. Non te credere, c'è spazio anche per te in questo impegno. Perché ci sono queste persone tenaci che ritengono che lo sforzo da farsi qua sia uno sforzo di sistema. Che dice De Poli? Dice che viene ad investire in Puglia perché in Puglia c'è la più alta produttività del lavoro. Non l'abbiamo mai sentito, diciamo la verità. Abbiamo sentito sempre parlare male del costo del lavoro. È alto il costo del lavoro, è vero dottoressa? In Italia è alto il costo del lavoro, quindi andiamo in Messica, andiamo in Argentina, andiamo in Brasile, andiamo in Bangladesh, in Cina, in India, quando vogliamo proprio, diciamo, pagare pochissimo. Lui dice che viene ad investire qui perché è alta la produttività del lavoro. Gli ho chiesto, lo ridica, che io la registro e mi spieghi perché. L'ha fatto. Praticamente la sua teoria è che oggi sta cambiando completamente il mondo del lavoro e che bisogna arricchirlo di bellezza e di felicità. Beh? Si chiama eudaimonia. Eh sì, bellezza e felicità. Se lui si sposta i suoi migliori ingegneri, che prende anche da noi, in luoghi che non hanno l'attrattività dei nostri territori, non hanno il nostro clima, non hanno la bellezza, non hanno questa qualità della vita, per quanto magari siano efficientissimi, ma di un efficientismo esasperato, sul fast, sul veloce, lui deve pagare molto di più e non raggiunge la stessa produttività. In Puglia invece, dove c'è sole quasi tutto l'anno, dove la gente ama la famiglia, dove c'è accoglienza e dove c'è tutto un sistema di istruzione che si sta specializzando per fornire lavoro altamente formato, le università, i centri di ricerca, i nostri istituti anche superiori, in Puglia lui ottiene a parità di costo una più alta produttività e anche quando il costo cresce diminuiscono altre fonti di costo che sono quelle dell'accoglienza di cui abbiamo parlato prima, per cui la produttività è più alta. Ecco, allora io ambisco a fare un piano strategico della cultura al 2025, che guarda al 2025, in cui altro che la Silicon Valley, come dice spesso Alessandro Sannino, noi ci sentiamo, andiamo ad essere la Silicon Valley, dove il clima è diverso, se poco poco ti sposti, diciamo, ti congeli, ma andiamo al fatto che la Silicon Valley voglia, cioè che quel sistema di attrazione e di inclusione che c'è lì e che ha reso importante quella realtà divenga il nostro sistema. Quindi l'augurio è che lavoriamo insieme, il lavoro da fare è tanto, non ci scoraggiamo, ma sino a che noi puntiamo su infrastrutture di ricerca solide, efficaci e su un ottimo lavoro con l'Europa, con il Ministero, con la Regione, con le istituzioni locali, speriamo che siano illuminate. Lì dobbiamo proprio fare una preghiera, credo, per chi crede, o appellatevi a chi volete, la danza della pioggia, perché vengano istituzioni illuminate. Questo lo dobbiamo fare assolutamente, perché altrimenti non c'è piano che tenga. Il piano si fonda sulla nostra volontà di cambiare le cose. E secondo me Gandhi non poteva dirlo meglio di come l'ha detto. Sii tu il cambiamento che vuoi vedere negli altri. Quindi io parto da me. Credevo di entrare in questi, come dire, in questa attività facendo cose diverse. E in realtà è quello che mi sto impegnando a fare. Anche la vecchia strategia non mi sembra più adeguata a contatto con il patrimonio che abbiamo. La dobbiamo assolutamente innovare, perché c'è bisogno di acceleratori, perché c'è bisogno di un'attività nuova di coinvolgimento diretto delle persone, dove la promozione non è portare la Puglia all'estero, ma la promozione invece è fare, aiutare i territori, anche se questo costa molto di più, aiutare i territori ad attrezzarsi ora per accogliere l'estero. Perché se no la promozione non serve e dura soltanto il limite di uno spot,
Vengono, ma poi non tornano e non parlano bene di noi. Invece è importante anche questo, ed è importante per la ricerca. Grazie.